grazie. Ultimissimo della sera, con tocchi particolari del suicidio in pigiama. Grazie, grazie. Ecco qui, lei, signore, ultimissima. Ci sono tutti i particolari di un altro suicidio in pigiama. Ah! Non c'è da scherzare, Susan, sono delitti, ogni suicidio è un delitto. Ma cosa fa la polizia? Dov'è Sherlock Holmes? È quello che mi domanda anch'io, Robert. Dov'è Sherlock Holmes? Ha avvocato, Watson! Calma, Holmes, calma! È enorme! Non lo faccio scappare! Maledizione! Mi è sfuggito! Un'autentica disdetta, vero? E lei che fa, vecchio mio? Cambio la mosca! Non dica bugie, Watson. Io dico bugie? Sì, quando uno si allontana ben quattro volte per cambiare l'esca e ha sempre la medesima, io devo chiamarlo bugiardo. E oggi mi sento un po' fiacco, come se avessi preso un colpo di sole. Colpa del cappello. Lei dice? Sì, lo ha messo a rovescio. Ah, come sospettavo. Si interessa ancora degli omicidi in pigiama e mi aveva dato la sua parola d'onore. Lei ha detto omicidi? Infatti. E qui parla di suicidio. Sciocchezze, Watson. Un suicida lascia sempre un biglietto di spiegazioni, nessuno di loro ha mai lasciato una riga. Assurdo, non si ha il tempo di scrivacchiare un biglietto prima di buttarsi sotto un autobus. Ma nessuno di loro si è gettato sotto un autobus, ognuno, nessuno escluso, è andato tranquillo a dormire in una stanza chiusa a chiave e ognuno, nessuno escluso, si è svegliato in piena notte per suicidarsi. Oh, non ci avevo pensato. È ovvio. E neppure scotlandiano. C'è qualcosa di irreale in tutto questo. Qualcosa di mostruoso e di orribile che spinge questi poveracci al cosiddetto suicidio. E quando si conduce un uomo al suicidio, è omicidio. Ma mi stupisce, Holmes. Allora non sarebbe meglio tornare a Londra subito con tutti questi omicidi? Mi dispiace, Watson. La caccia al colpevole non è più per me. Abbandono il mio lavoro. Ora e per sempre. Come? Non dirà sul serio? Sì, per sfortuna. E perché? Watson, ho qualcosa da confessarle. Non sono più lo stesso. Da un po' sono soggetto ad allarmanti attacchi di vertigine. Una sensazione di galleggiare? Difficoltà nel mantenersi in equilibrio quando sta in piedi? È così. E sa a cosa può condurre? Emorragia cerebrale, attento. Esatto. Bisogna tornare a Londra al più presto. Ci farà vedere da Hermite. No, vorrei divertirmi un po' prima. La nostra ultima vacanza assieme, vorrei assaporarla in pieno. Mi spiace, Corlus. Ho paura di averla sconvolta con quel giorno. Non ci pensi. Almeno lei sa perché ho lasciato Londra nel pieno della più terrificante ondata di delitti di questi tempi. Watson! Di Ronald Boyce Carter deve essere aggiunto alla lista dei suicidi che hanno scosso Londra negli ultimi mesi. È davvero una disgrazia che Sherlock Holmes... Ah! Sai che ti dico? Holmes ha scelto il momento meno adatto per morire. Saranno guai. Guai per tutti. Era malato. Ho saputo che vogliono mandare le sue cose al Museo Britannico. Le sue cose? Che cosa intendi dire? Le sue scarpe vecchie o i suoi panciotti fuori uso? No, Robert. Che se ne farebbe il Museo Britannico dei suoi panciotti? Si tratta di tutti i suoi appunti e il suo archivio. La strana morte dell'ex presidente Murillo. Il topo gigante di Sumatra. Che orribile storia. In un certo senso, questi furono i momenti più belli della mia vita. Si faccia coraggio, dottor Watson. Non deve lasciarsi abbattere. Quel che non si può curare, bisogna sopportare.
Ha ragione, mia cara. È debolezza, non serve piangere. Bisogna rassegnarsi. Poveri noi, deve essere il furgone mandato dal museo e le sue cose devono essere ancora preparate. Vada ad aprire, per favore, e li preghi di aspettare qualche minuto. Tra un quarto d'ora li faccia salire a prendere tutto quanto. Ma io non voglio che portino tutto via. È come se mi strappassero un brandello del cuore. Capisco, mia cara, lo so. Ma perché sta piangendo? Lo sai come sono le donne. Non si controllano. Non mi aspettavo di vederla qui, Lestrade. Il Museo Britannico voleva una scorta e ha chiamato Scotland Yard. Io mi trovavo lì per caso. Va bene, non volevo che un tipo qualsiasi mettesse il naso fra queste cose. Già, la capisco. È diventato un rottame, eh? Un rottame? Che cosa? È una poltrona comodissima. Già, è vero, dottore. Quante volte l'ho veduto sprofondato qui? Un tipo eccentrico, però. Lo dicevo a mia moglie stamattina. Se non c'era lui, sarei ancora sergente. Non glielo ha mai detto quando era ancora vivo. Forse ci capivamo più di quanto lei non credesse. Le sue vecchie pipe. Perché lo ha lasciato annegare in quel dannato fiume, brutta testa di legno? Testa di legno? Lei mi sta offendendo. Non ero presente io. E quando sono arrivato, lui era scomparso. Svanito. Mi dispiace, dottore. Non deve badarci, io sono... Sì, ha ragione. Lestrade? Senta, lei vorrebbe avere una delle sue pipe? Perché no? Va bene, la prenda. Grazie, dottore. Lei ha scelto quella più vecchia? È quella che volevo. Quella che mi piace di più. Vado di sotto per far aspettare il furgone, dottore. Prepari pure con calma i suoi pacchi. Non c'è fretta, il Museo Britannico nessuno se lo porta via. Che cos'è questo fracasso? Un pacco raccomandato per il signor Sherlock Holmes. Può firmare lui. Grazie, signore. Dia pure a me. Le dispiace firmare. Le matite oggigiorno non valgono proprio niente. Già. Ha un temperino? No. Aspetti un minuto. Va bene. Mi dica un po', è qui che aveva la sua tana? È il suo appartamento? Non è un granché, secondo me. Nessuno glielo ha chiesto. La matita è mia. È un vizietto che hanno tutti. D'accordo. Se andava bene per lui. Ma io non ci sarei stato. E non era un granché, come detective ho sentito dire. Uno di quei tipi placidi che se ne stavano in poltrona mentre gli altri facevano una fatica del diavolo. Oh, adesso basta, eh? Vadi, io non dico che lui non si prendesse tutto il merito, ma i giornali si fanno comprare. Non è la verità. Lei è spregevole, lei osa insinuare... Va bene, sì, calmi, non facciamo scenate. Io ho diritto a dire la mia opinione. E a mio parere questo signor Sherlock Holmes non era altro che un vecchio pesce in barile. Provi un po' a ridirlo. Un pesce in barile, un vecchio pesce... Ti rimetto in piedi, verme! Vedremo chi è un pesce in barile! E va bene, Watson. Mi rimangio tutto. Richiami i suoi mastini. Holmes! Holmes! Coraggio, non sono un fantasma. Si faccia forza. Ecco, beva un sorso. L'ha ridotta male questa stanza. Come ha potuto farmi questo scherzo? L'ha voluto lei stesso, vecchio mio. Aprendo i miei archivi al pubblico, mettendo in guardia ogni criminale. Per una dose eccessiva di affetto poteva provocare dei danni. Non si rende conto che i miei appunti sono dinamite. Dovevo impedirglielo anche a costo di ritornare dal regno dei morti. Non gliela perdonerò mai, Holmes. Finché avrò un'ora di vita. È stato uno scherzo sleale, lo ammetto. Ma dovevo vederla. Nessuno fa caso a un postino, lo sa. Se i libri sono pronti, dottor Watt. Li tenga al sicuro a Scotland Yard, ispettore. Ma ho delle allucinazioni. Come sta, Lestrade? Eppure non ho bevuto stamattina. Ci eravamo rassegnati a pensarlo morto e sepolto. Ma che sorpresa! Il mio ritorno dal mondo dei morti era assolutamente necessario. Necessario un bel fico secco. Lei si è messo a fare il commediante, se vuol saperlo. Qual è il suo scopo? In poche parole questo.
È ovvio che questi pretesi suicidi in pigiama in realtà sono omicidi brillantemente concepiti da sembrare un delitto perfetto. Dov'è la mia calabash? Non importa. Senza dubbio, i delitti sono opera di una banda organizzata e diretta da una delle menti criminali più abili del momento. E hai idea di chi sia? Io sospetto una donna. Non c'è del tabacco in casa? Sì, in quel pacco. Una donna? Lei mi stupisce. Perché una donna? Per il metodo, qualunque esso sia, è raffinato, astuto, crudele, felino, non canino. Che c'entrano i cani? Canino, felino, chinino. Quando un tizio si ammazza, per me è suicidio. A meno che il tizio non sia spinto al suicidio, in tal caso è omicidio. Spinto? Tipico di una donna. Esattamente. Una Moriarty femmina, abile, crudele e soprattutto cauta. Per questo il mio primo passo era di darle abbastanza corda, scomparendo dalla scena. Ah, capisco. Quando il gatto è via, i topi ballano, eh? Ha indovinato. Al diavolo lei e le sue teorie. Teorie. Non vorrà farmi credere che lei ha gli occhi anche sulla nuca. Può tenersi la pipa, Lestrade. Mi dispiace, vecchio mio. Gliel'ho data io. Ben fatto, Watson. Grazie, signor Holmes. Dunque, che caratteristiche hanno in comune questi suicidi in pigiama? Che muoiono nel cuore della notte. E non c'è nessuno con loro. Tutte le porte chiuse. E tutti benestanti, più o meno. Esatto. E tutti, nessuno escluso a quanto pare, non disegnavano i piaceri del gioco. Lo tenga in mente. È un particolare significativo. Ci fornisce l'unica pista. Pista verso che cosa? Mio caro, prepariamo una trappola per questa femme fatale. E perché non dovremmo attirarla col bocconcino che preferisce? Ha una matita, Watson? No, l'ho restituita al postino. Ah. Prende la mia e non spezzi la punta. Adesso scriva quello che le ho detto. E lei faccia in modo che appaia sui giornali. Omicidi? Pronto, Watson? Sì, vado avanti. L'illustre colonnello indiano Rajini Singh, al servizio del Marajà di Onpur, è arrivato oggi a Londra. Rajini Singh? Mai sentito nominare? È nato ora, Watson. Oh, capisco. Scriva, vecchio mio. Nonostante la sua ben nota devozione alla dea del caso. Nonostante la sua ben nota devozione alla dea del caso, Rajini Singh insiste che la sua visita a Londra è dovuta alla speranza che i chirurghi inglesi guariscano il suo braccio sinistro, paralizzato per cause di servizio. Varrebbe la pena di conoscerlo, che ne dici? Sono d'accordo. Vorrei sapere di che cosa parlargli. Cosa fanno in India, generalmente? Cavalcano elefanti. Troppo ingombranti. Cerca di farlo invitare al casino Urban. Numero 21, nero, dispari, pass. Fate il vostro gioco, signore e signori. Fate il vostro gioco. Fate il vostro gioco, signore e signori. Se vuol dire, posso? Senz'altro, madame. Forse mi porterà fortuna. Fate il vostro gioco, signore e signori. Fate il vostro gioco. Numero 7, rosso, dispari, manc. Oh, che peccato. La sorte ci è avversa, madame. Purtroppo non le ho portato fortuna. Ma mi ha portato il fascino della sua presenza, madame. Mi scusi. Un assegno, per favore. Il nome, prego. Rajini Singh. 100 sterline. Fate il vostro gioco. Mi scusi, signori. Come va la sorte, mia cara? Credo che stia volgendo a mio favore. Fate il vostro gioco, signore e signori. Norman, occupi il posto di questo signore. Chiedo scusa. Grazie. Sedici. Oh, no, ancora il 16. E lei punta? 19. Mi sento fortunata. Io vorrei che anche lei... Puntassi 19? Mi affido alla sua stella. È gentile a preoccuparsi di un estraneo. Chi viene dal suo paese non è un estraneo per me. Signori, fate il vostro gioco. Mio padre era il capitano Spedding dei lancieri del Bengala. Sono nata a Srinagar. Nel Kashmir. È noto che là nascono le più belle donne del mondo. Il gioco è chiuso. Rien ne va plus. Numero 16, rosso, pari, manc. Se io l'avessi lasciata fare,
È il destino, madame. Non si può eludere. Vuol prendere il mio posto, signora? Grazie. Buonanotte, madame. E addio. Fate il vostro gioco, signori. Fate il vostro gioco. No, non deve farlo. Non ho altra soluzione, madame. Ormai ho deciso. Vuole scusarmi? No, la prego. Domattina la penserà diversamente, gliel'assicuro. È facile dir questo. Io lo so, mi sono trovata nella medesima situazione. Lei? Ho perduto al gioco tutte le mie sostanze. Una brutta situazione, no? Il denaro non conta, ma l'onore è tutto, madame. L'onore? Non è facile confessarlo, ma io ero, forse lei non lo saprà, un soldato molto stimato. Mi crede se le dico che ho firmato un assegno che non sarà pagato? No, mi dispiace molto. Non ha assolutamente denaro? Niente, neppure da pagare il conto in albergo. Non ha amici? Non qui a Londra. Non ha niente con cui garantire un prestito, gioielli o... Lei forse mi ritiene un principe, madame. Per mia sfortuna non lo sono. Non possiede una polizza d'assicurazione? Senza valore. È una polizza per sole 5.000 sterline. Ma non posso ottenere prestiti, non è sottoscritta da molto tempo. Non ci pensi, può servire conoscendo la persona adatta. Posso mandarla da qualcuno, se vuole. È possibile. Dovrà pagare degli interessi, un semplice 5%. Non deve che girare la polizza a favore della persona che l'aiuterà e nominarla sua beneficiaria. Nell'eventualità che io muoia? Sì. Oh. Ma lei non vorrà morire, è vero? Sarebbe un'impertinenza, madame. Ricevo la mia vita dalle sue mani. Strano. Come la vita di un uomo giace in queste mani delicate. Così fragili. Posso venire da lei domani per ringraziarla. La prego. I suoi fiori sono bellissimi, Rajini Singh. Così profumati. È la sua stanza che è fragrante, madame. Dei ricordi del mio lontano paese. È tutto così autentico che soffro di nostalgia. Madre India. Madre di misteri. Mi permette? Ma certamente. Sono fotografie che mio zio scattò anni fa. Mi rammentano i momenti più felici del mio passato. Questa catena di montagne non mi sembra di riconoscerla. È il Karakoram, nel nord-est. I pilastri del Paravati. Gli indigeni li chiamano così. Ah, sì. Sì, li riconosco ora. E questa costruzione lunga e bassa, che cos'è? È un tempio sacro a Buddha. Ah, sì. Un luogo di meditazione. Vuole latte e zucchero? Niente, grazie. Il tè deve essere bevuto puro, altrimenti si nasconde il suo sapore. Sono d'accordo con lei. Detesto le cose non sincere. Un biscotto? Grazie. Grazie. È così noioso avere una mano sola. Oh, mi dispiace. Avrei dovuto ricordarlo. Non è per la mia povera mano che vorrei che mi ricordasse, ma per me. Ma io la ricorderò. Sempre. Le donne dimenticano facilmente, lo ammette. E perciò ho pensato di portarle questo. Oh, non doveva. Perché no? La persona che mi ha fatto conoscere mi ha anticipato 500 sterline sulla mia inutile polizza e non potevo non pensare a lei. La prego. Le ripeto che non doveva, però voglio vederlo. Oh, ma è un oggetto veramente stupendo. Le piace? Mi piace moltissimo. Permetta che lo riporti al gioielliere perché ci incida le sue iniziali. E.S. o solo Edri? Solo Edri. Aspetti, lo pulisco, ci sono tutte le mie impronte. No, 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 no.
sono preziose per me. Il suo tè deve essere freddo, permetta che... Grazie. Oh, oh. Quanto sono stata sbadata. Oh. Non è niente, glielo assicuro. La sua povera mano, non riuscirò mai a perdonarmi. Sono stato io molto goffo, madame. Oh, vuoi presentarmi, per favore? Il mio fratellastro, Norman Locke, Rajini Singh. Molto lieto. Come sta? Mi dispiace di non avere pomate per le bruciature. È raro che io resti scottato. Non ci pensi, andrò in farmacia. Au revoir, madame. Ci rivedremo ancora. E presto, mi auguro. Non si disturbi ad accompagnarmi, grazie. Ehi, come mai ti è capitato di farlo scottare? L'ho fatto apposta. Volevo controllare se muoveva il braccio sinistro e lo ha mosso. Quello è paralizzato quanto noi due. Vuole intrappolarci. E sospetta che cosa vuoi fare? Senza dubbio, se è l'uomo che io credo. Non parlare per enigmi. Guarda qui. D'accordo, è Rajini Singh. E ora guarda questo. Non può essere Sherlock Holmes. È morto. Tu credi, Norman? Io ne dubito. Ma domani sì potrai dirmi Sherlock Holmes è morto. Ecco fatto. Anche qui è tutto chiuso. E di qua non possono entrare. Ma non capisco. Se blocca tutto quanto, come vuole che... Caro Lestrade, il mio scopo è molto semplice. Vorrei solo riprodurre le condizioni in cui i suicidi in pigiama si sono verificati. Porte sbarrate, finestre chiuse e nessun passaggio attraverso il quale creatura umana possa penetrare all'interno. Io non sono affatto d'accordo. Se c'è un delitto deve esserci l'assassino e solo lui cerca. Esatto, ma non è l'assassino che cerco ora. È il sistema per uccidere. Qual è il terribile mistero che avvolge questi delitti? Non si aspetterà che qualcuno scappi fuori di là? Non mi aspetto niente e tutto quanto. Tenga d'occhio quel vicoletto, forse mi vedrà arrivare di gran carriera, intesi? Bene. Ora, se vuole aspettare di fuori, Sherlock Holmes andrà a dormire. Vi sentirei molto più tranquillo. Buonanotte, se... Lestrade. Stia a portata di voce. È una cosa fulminea quando capita. Buonanotte.
Sherlock Holmes! Sono qui, vecchio mio. Quello è solo un manichino per ingannarli. Ecco l'assassino. Presto, scenda per la scala di sicurezza. Fermi chiunque sia lontano. Io vado sul tetto. Alza le braccia! Il morto è stecchito come uno stoccafisso, ma non ho niente che serva a identificarlo. Peccato, ci serviva vivo. Uh-huh. Cosa le sembrano? Fuori per l'aria, eh? C'era qualcosa qui dentro. È vero, ma cosa? Lo strumento di morte era il ragno, non c'è dubbio, Lestrade. E il morso del ragno ha spinto tutte le vittime a suicidarsi. E da dove sarebbe entrato il ragno? Attraverso l'areatore. Non mi dica che aveva il suo nome e indirizzo in tasca. Non credo. La rete è stata tolta dall'imboccatura allo scopo di far passare qualcosa di più grosso di un ragno. Abbiamo svelato solo una parte del mistero. Guardi a terra. Accidenti. Una minuscola impronta. Sembra quella di un bambino. Questo farà colpo! Ecco l'ultimissima! Compri il giornale, signore! C'è una notizia sensazionale! Sherlock Holmes non è morto! Il dottor Watson non vuole né confermare né smentire la notizia che gli ha visto il suo amico dopo l'improvvisa scomparsa. L'amico di Holmes mantiene un impenetrabile silenzio. Buongiorno. Oh, buongiorno, signore. Il signor Holmes, immagino. Il dottor Livingstone, se permette. Come sta, signor Stanley? Sono molto lieto di conoscerla, dottor Livingstone. Sono Adam Gilflower, della facoltà di entomologia. Oh, acchiappamosche. Stia pure comodo. Non vuole sedere, signor Gilfilli? Mi chiamo Gilflower, signore. Ah, come fiore. Sì. Adatto per gli insetti, flora e fauna. Vedo che non le va la luce in faccia, signor Gilfilli? Soffro di disturbi agli occhi, signore. Oh, sono desolato. È un vero peccato. Sono molto utili gli occhi, specie per mettere gli occhiali. Ho un appuntamento col signor Holmes. Arriverà presto? Arriverà? Ma certo che verrà, signora Acchiappabosche. Per la verità è già... È seduto assieme a lei? No, non se ne vada, si confidi col suo medico. Io non la capisco. Ci credo, vecchio pesce in barile. Ma come si permette? È il più puerile travestimento che abbia mai veduto. Gilflower, e che non ve li dicono, Gilflower, rospetto, lombrico, lumacone, quanto è buffo. Lei poteva scegliere di meglio, l'ho riconosciuta subito. E quegli occhiali neri, e quella ridicola parrucca. Si strappi questi buffi vasettoni, la riconosco. Holmes. Mio caro amico, lei è troppo impulsivo. Dovrebbe chiedere scusa al signor Gilflower. È completamente matto. Ma non è pericoloso, mi creda. Mi chiamo Holmes. So che il suo tempo è prezioso, ma la mia richiesta è urgente. Grazie per essere venuto subito. Mi dicono che lei si intende di ragni più di chiunque altro. Lei ha troppa stima di me. Quindi puoi identificare questo esemplare e illustrarmi le sue abitudini e il suo ambiente. Oh, è piuttosto mal ridotto. Ha una lente di ingrandimento. Sì. Eccola qui, sono desolato. Oh, basta, vecchio mio, non sia così abbattuto. Ben presto avrò bisogno di lei. Dice sul serio? È naturale. Ecco, professore. Straordinario. Signor Holmes, dove ha trovato questo ragno? Lo ha riconosciuto? È una delle specie più velenose degli arachnidi. È illicosa carnivora.
ambiente il corso superiore del fiume Obon. Il morso è fatale? Al massimo, in modo particolare per gli esseri umani. Il suo veleno, una volta entrato nel circolo sanguigno, provoca un'agonia atroce e la vittima è spinta all'autodistruzione. Il suo morso lascia delle tracce? Solo se si sa cosa cercare. Due minuscoli puntini a stento visibili ad occhio nudo. E del veleno nessuna traccia, invece? Proprio così. È incredibile. Professore, ci si può procurare un esemplare vivo di questo ragno qui a Londra? Oh, ne dubito. Oh, un istante, credo che Ordway potrebbe procurarlo. Matthew Ordway, la Burnham Villa. Prenda nota, Watson. Matthew Ordway, la Burnham Villa, New Road, Chipping Walton. Il signor Ordway è lievemente eccentrico. Lei non dovrebbe farci molto caso. Ha una notevole collezione di ragni. Può dirgli che la mando io. Grazie, professore. È stato gentile e molto... Non ne parli neppure. Sono un cittadino amante dell'ordine e sono sempre a disposizione della legge. Buongiorno, signor Patson. Patson non è spiritoso. Ma è comprensibile, Watson. Muoviamoci. Dov'è il mio radio? Ah, eccolo. Cerchi i treni per Chipping Walton, per favore. Faremo una visita a Ordway e ai suoi ragni oggi stesso. Se Ordway ha ceduto dei licosa carnivora nei mesi trascorsi e se può dirci chi li ha avuti. Ha trovato un treno per Chipping Walton? Questi dannati treni partono. Vanno. Ma sembra che non arrivino mai. Come ora capitano a me. So in che modo uccidono. Conosco il movente, la donna che dirige il complotto mortale. È davvero una donna? Diabolica, Watson. Sceglie le vittime tra coloro in disperato bisogno di denaro, le persuade a cedere la loro polizza di assicurazione ai suoi vari complici e poi le uccide per mezzo della licosa carnivora. Ma incredibile. Non più incredibile della natura stessa, me lo passi. La natura provvede i mezzi e la donna ragno se ne serve soltanto. Ma non è semplice, Holmes. E in seguito non trova difficoltà a incassare tutte quelle polizze? Non è lei. A tempo debito, 2 anni secondo la legge inglese. I beneficiari delle vittime si presentano e incassano, ma è sempre una persona diversa. Oh, ma è sicuro di tutto questo? Quanto del fatto che mi chiamo Holmes. Eppure non ho la minima prova per collegare la donna con i suoi crimini. Mi copre la luce. Oh, mi scusi. Ecco qui, Chipping Walton. Arriviamo. Avanti! C'è una signora che vorrebbe vederla, signor Holmes, la signora Spedding. La faccio entrare. Immediatamente. Il signor Holmes? Ma sì, la riconosco. Hanno pubblicato le sue foto. Che sollievo sapere che lei è vivo. Assai gentile da parte sua. Mi chiamo Edry Spedding. Vuole accomodarsi? Grazie. Ah, questo è il mio nipotino, signor Holmes. Come stai, piccolo? Faccio la bambinaia oggi. Sostiene il ruolo eccezionalmente bene, Miss Spedding. Povero piccolo, è muto. Ha le corde vocali paralizzate dalla nascita. Oh, ne sono desolato. Si è graffiato la mano, ha visto? Già, si arrampica di continuo nei posti più impensabili. Coraggio, tesoro, ora siediti da bravo. Sulla poltrona. Cosa fai, piccolo? Non sono una mosca. Siediti. Che spasso a chiappare mosche. Oh, voglio scusarmi. Il mio collega, il dottor Watson, mi sei rispetting. Ah, come sta? Fortunato. Signor Holmes, il mio problema è molto riservato. Le assicuro che il dottor Watson è assolutamente discreto. Non vuole sedersi? Grazie. Dunque, Miss Spedding, in cosa posso aiutarla? Non so come cominciare. Forse il mio allarme è ingiustificato, ma vede, un mio amico è scomparso. Sul serio? Ho cercato di rintracciarlo nel suo albergo, ma non è là. E nessuno lo ha più veduto. Il suo nome? Rajini Singh. Veniva dall'India. Rajini Singh. L'ho sentito nominare. Signor Holmes... ho la tremenda sensazione che non lo rivedrò più. Non si scoraggi, Miss Spedding.
Non credo che sia tanto lontano. Guarda che belle farfalle. Che stai facendo? Larry, smettila. Ma che bricconcello, rimettiti scarpe e calzini. Non lasci stare a piedi nudi, ai bambini piace. A lei piaceva, Watson? Che cosa? Stare a piedi nudi. Oh, io correvo sui prati umidi di Brina la mattina. Mi chiamavano Piedino d'Oro. Lei doveva essere un bel bambino, Watson. Mi spieghi, Miss Pettinger, perché si preoccupa tanto di questo Rajini Singh? Beh, vede, ha ceduto la sua assicurazione per avere un prestito. E quando ho saputo che era scomparso, sono andata dall'usuraio per riscattare la polizza. Perché? Non vorrei indurre in tentazione chi potrebbe approfittare della sua morte. Molto corretto da parte sua. Se lei trovasse Rajini Singh, potrebbe restituirgli la polizza con gli omaggi di un'amica. Certo, lei sarà pagato per il suo disturbo. Sono convinto, Miss Pedding, che non è da lei lasciare il conto in sospeso. Larry, lascialo andare. Vieni qui. Ha la mania di catturare gli insetti. Se ti rimetti le scarpe e i calzini, la zia ti darà una cioccolata. Lei sa prendere i bambini. Oh, lo vizio in maniera vergognosa. Questa è la terza oggi, vuol crederci. Cioccolata svizzera e non si trova sempre. Ecco, non insudiciarti le mani, per favore. Simpatico bricconcello. Tanto piccolo da entrare in una valigia. Deve essere un conforto per lei. Oh, sì, è vero. Sigarette? Grazie. Oh, che bel portasigarette. Sì, è vero. E mi è capitato per caso tra le mani. E non c'era nessun segno sopra, a parte qualche lieve impronta digitale che la polizia non ha identificato. Può averlo se vuole. Ma perché lo dà a me? Lo consideriamo un trofeo di calcio? Io non merito tanto. Impressionante, non è vero? Mi sento in debito con lei, signor Holmes. Ma Larry! Non devi gettare la carta a terra, caro. Buttala nel fuoco. Su, da bravo. Vieni, caro, dobbiamo andare. Arrivederla, dottor Watson. Arrivederci. Felice della conoscenza. Spero che non le abbia dato fastidio. Ma l'ha già fatto, è un bambino simpatico. Signor Holmes, speriamo di rivederci. È presto, mi auguro. Arrivederci. Arrivederci. Madonna affascinante, Holmes. Lei crede? Sì. Mi fa pensare a una nurse che ho conosciuto a Wigmore Street. Una ragazza attraente. Sarebbe sorpreso se le dicessi che era la donna ragno. Ah, non la verrei. Avrebbe dovuto avere almeno 8 gambe, no? Strana questa tosse. Che faccia di bronzo. Perché? Riportarmi qui la polizza. Venire a sfidarmi a casa mia. Ha visto? Qual è il treno, Watson? Per dove? Il posto dove andiamo. Dobbiamo vedere quell'uomo. Ordway, mi pare che si chiami Ordway. Oh.
respiri, Watson. Respiri a fondo. Cosa c'è, Holmes? La morte, mio caro amico. Abbiamo avuto a che fare con Edric Spedding. Il sistema più diabolico e più astuto per uccidere che abbia mai conosciuto. Io ho capito ben poco. Guardi qui, Watson. Questo pacchetto ha due involucri. L'interno è di carta normale, l'esterno è stagnola. E fra i due involucri, Edric Spedding ha nascosto la polvere che per poco non ci uccideva. A ripensarci mi sento ancora soffocare. Che polvere? Radix pedis diaboli. E in altre parole, piede del diavolo. Un rarissimo veleno vegetale dell'Africa centrale. Ah, sì, me ne ricordo. In un caso precedente. Esatto, Watson. Vuole una tazza di tè? Comunque, siamo ancora vivi. E per quanto, mi domando? Eccoci arrivati, Watson. Non mi sento tranquillo, Holmes. Dove ci troviamo? Sperduti nella campagna. Non credo che un collezionista di ragni sia ben accolto in un quartiere affollato. Ah, beh, certo, ha ragione, Holmes. Ora, se Ordway può identificare le persone alle quali ha venduto quei ragni. Chi è là? Cosa volete? Lei è Matthew Ordway? Lasci perdere, chi sono io? Lei chi è? Mi chiamo Sherlock Holmes. Il mio amico è il dottor Watson. Molto lieto. Chi mi assicura che siete quelli che dite? Chi vi manda qua? Adam Gilflower. E perché non l'ha detto? Vengo ad aprirvi. Sembra alquanto spaventato. Sì, e non mi piace questa storia. Presto, signor Holmes, potrebbero spararle. Sparargli? E chi? È stata la provvidenza a mandarla, signor Holmes. Mi brattano. Chi la bracca? La persona a cui ha venduto i ragni velenosi, è logico. Come lo sa? Elementare, che altri può minacciare un uomo della sua posizione? Signor Holmes, posso giurarle che quando ho dato loro i ragni, non immaginavo l'uso che ne avrebbero fatto. Li ha collegati con i suicidi in pigiama? Esatto. E in base a questo si è rifiutato di venderne altri. Infatti, ma oggi sono tornati e temo per la mia vita. Sia sincero, Ordway. Mi dica se ha venduto altri di quei ragni a quella gente. No, lo giuro, signor Holmes. Ho tutti quelli che restano giù nel laboratorio. Glieli farò vedere. Spero che non la disturbi. La temperatura, devo mantenerla elevata. Gli insetti tropicali, capisce, devono ritrovare il loro ambiente. La stessa temperatura di dove provengono. Umidità. Tanta umidità. Venite avanti, signori, non abbiate paura. Non c'è il minimo pericolo. Dunque, è qui che teniamo quel brutto ragno, insomma. Ho visto. Queste gabbie di vetro si appannano sempre. Ecco qui, hanno un aspetto mostruoso, vero? Già, poco rassicurante. Ah, ma il loro veleno è molto prezioso per i dottori, si dice. L'ho sentito. Dunque, da questa parte abbiamo degli esemplari in buona salute della vedova nera. Ne ha sentito parlare? Sì, spesso. Demonienti molto vivaci, eh? Sono cattive? Mangiano i maschi, si dice. Oh, che brutta abitudine. Odiose. Mi dica, Ordway, non ha qualche esemplare di Mendax flagrante? Mendax? Mendax flagrante. Oh, no. Mi dispiace, ho venduto l'ultimo proprio ieri, ma glielo procurerò. Aspetti, Ordway. Credo di vederne uno sulla sua schiena. Ah, lo caccia via! Calma, amico, sia fermo. Sì, sì, un esemplare perfetto. Che scherzo! Ora le spiego. Mendax flagrante in latino è bugiardo matricolato. Quando lei lo ha creduto un ragno, ho capito chi era, un impostore. Watson, lo sorvegli lei. Ha chiamato gabbie i contenitori. Per uno scienziato si chiamano terrarium. Per lei il veleno della licosa carnivora è prezioso per i dottori. Uno scienziato direbbe che il veleno è utile per i tossicologi. Per lei si dice che la vedova nera divori il maschio. Per uno scienziato è un fatto. Quindi lei non è Matthew Ordway. Chi è? Le piacerebbe proprio saperlo? Attenzione, Watson! Fermo, Watson! Il loro morso è guardato! Attento, Holmes!
Chiuda la porta. Il nostro compito ora è trovare il vero Ordway, se è ancora vivo. È Ordway, senza dubbio. È morto da qualche ora. Sono diabolici. Sapevano che era l'unico legame tra loro e i ragni. E ora la pista è interrotta. Cosa ha trovato, Holmes? Una specie di diario, a quanto pare. Sembrano appunti e note di viaggio. Date, posti. Sempre dell'Africa centrale. Guardi qui. Obongo, licocarn, veleno, immune, piccolo, canin, fedele a... Obongo, licocarn, immune, piccolo canino, fedele. Non è molto chiaro, vero? Piccolo canino, fedele. Chissà di chi era questo cagnolino? La parola non è cane, è canin con N finale. Dunque, quale parola comincia con canine e finisce in modo diverso? Ah, cannone! No, che c'entra un cannone? No, canino, però la parola è canino. Dunque, cosa è che Ordway aveva nella giungla dell'Africa centrale immune al veleno della licosa carnivora e che era canino e fedele? Beh, perché non un cagnolino? No, un cane non sarebbe immune. Ne parleremo dopo. Avverta la polizia che mandi un ispettore. Va bene. Ma non vedo nessun telefono. Guardi là dentro. No, qui non c'è telefono. Ordway si dedicava anche allo studio dell'anatomia, mi pare. Curioso. Era specializzato negli invertebrati, non nei vertebrati. Perché tenere questo scheletro dei bambini? No, non è di bambino. Non lo è? Non è di bambino. Ne è sicuro? No, osservi la dentatura. E poi lo scheletro di un bambino normale di questa altezza, cioè di 5 o 6 anni, avrebbe la cassa toracica molto più sviluppata. Watson, cosa? Quel demonio di donna ha portato il bambino a Baker Street per disorientarla. Disorientarla? Sapeva che avevo scoperto quell'impronta. Voleva che la credessi l'impronta di un bambino. Io non la seguo. Watson, sono stato cieco. Peggio di una talpa al buio. Guardi qui. Obongo, licosa carnivora, veleno, immune, piccolo, canino, fedele ai suoi padroni. Che cosa vorrebbe dire questo? Capace di penetrare nei passaggi più stretti, strumento perfetto per i delitti del ragno. Se mi vedesse di nuovo troppo sicuro di me e ritenermi più abile di Harry Spedding, mi dica una sola parola. Quale parola? Pigmeo. È inutile, amico, è una giornata che giriamo a vuoto. Pazienza, Watson. Un Luna Park è il posto più probabile in cui trovare un pigmeo. Guardi, là ce n'è uno. Ah, c'era una volta. Il baraccone è chiuso. Ed è il fatto più significativo. In un Luna Park dove lo spazio è prezioso, è strano che un baraccone stia chiuso un'intera giornata. Perciò ne deduco che il posto è stato chiuso forse stamattina stessa. E per un buon motivo. Hanno fiutato il pericolo. Si preparano a scappare. Beh, può darsi, o forse sono già fuggiti. Non lo credo. Si volti e non si faccia notare. Per quale motivo? Che succede? Non faccia domande, chiami subito Lestrade. Che venga qui di corsa e aspettatemi davanti al tiro a segno. E lei dove va? Ancora non lo so. Ah, Watson, mentre aspetta, non attiri l'attenzione. Cerchi di passare inosservato il più possibile. Va bene. Presto. Coraggio, provi a sparare a Mussolini, Roito o Hitler. Miri al cuore, eh? E se fa centro sentirà un suono metallico.
Avanti, signore e signori, venite ad ammirare il più grande prodigio del secolo. Non vi lasciate sfuggire un'esperienza meravigliosa, la zingara che predice il futuro. E vi garantisco che non ve ne pentirete. Si faccia coraggio, venga pure avanti, interroghi la sorte. Perché non entra, signore, c'è ancora posto. Avanti, venga a interrogare Vanda, la zingara leggente. Una di quelle bambolette, per favore. Avanti, sì, sì. Signore e signori. Sono felice, vero? Ah, sì, molto. Grazie, signore. Venite ad ammirare il più grande prodigio del secolo, la zingara che predice il futuro. Coraggio, ne vale la pena, ve lo assicuro. Potrete sapere che cosa vi riserva l'avvenire. Coraggio, c'è ancora posto, signori. Mi dia una bamboletta, per favore. Sì, signore. Sua figlia ci si divertirà un mondo. Penso che sarà gradita. Grazie, signore. Signore e signori, venite a farvi predire l'avvenire. La zingara vi svelerà il futuro. Coraggio, entrate. La zingara è a vostra disposizione per svelarvi l'avvenire. Coraggio, signori, le predizioni della zingara chiuderanno il vostro avvenire. Di che cosa avete paura? Di sapere quando morirete? Coraggio, siate forti. Affrontate il futuro ad occhi aperti, signori. Il futuro è nelle sue mani, signore. Questo lo sapevo. Mi segua, signore. Segua il passaggio fino alla porta giù in fondo. Grazie. Sta arrivando. Entri pure, signor Holmes. Non stia in quel corridoio gelido. Mi dispiacerebbe se si ammalasse e morisse per cause naturali. E dovessimo rinunciare al piacere della vendetta. Vede, noi la stavamo aspettando. Era ovvio. Era sicura che sarei venuto da solo. Grazie al suo esagerato senso del drammatico, signor Holmes. Sì? Sì. Comportandoci più semplicemente c'era il rischio che portasse dei rinforzi con sé. Ho fatto in modo da far apparire le cose più drammatiche. Meno drammatiche, direi. La faccenda delle bambole era un po' artificiosa. Ha attirato la sua attenzione e l'ha trascinata qui da sola. È una donna estremamente abile, Miss Spedding. Elementare, mio caro signor Holmes. D'altra parte, non venendo solo non avrei trovato nessuno e lei sarebbe già fuggita. Un'idea ragionevole, considerate le circostanze. Al contrario. Immagini che noia vivere il resto della mia vita sempre intenta a guardarmi le spalle. E quindi ha preferito affrontarlo. Proprio così. Uno di noi deve essere eliminato. E la scelta non è troppo difficile. Miss Spedding, trovo difficile credere che una persona tanto abile da servirsi della licosa carnivora e di quel pigmeo nella valigia per i suoi delitti si riduca a una cosa così comune come una pistola. Anche se servirsi del retro di un baraccone di tiro a segno indica un minimo di immaginazione. Grazie. Tuttavia, sarà una cosa fuori del comune, mi creda. La difficoltà piuttosto era di liquidarla senza far apparire la nostra responsabilità. Un notevole problema. Ma lei certo ha trovato una soluzione. Naturale, e sono fiera della mia ispirazione, signor Holmes. Saranno i frequentatori del baraccone a eseguire la condanna. Ingegnoso, vero? Ingegnoso, ma non geniale. Se lei mi permette, manca l'impronta personale. Taylor? Che noia, i suoi appuntamenti non si sa mai dove... Ma lui dov'è adesso? Ma non ne ho idea. Ha detto di aspettarlo davanti a questo tirasseglio e di non dare nell'occhio. Di non dare nell'occhio? Un'aria indifferente, l'estre. Non da scemo. Fate attenzione, il dottor Watson e Lestrade sono qua davanti. Che fortuna, l'ironia della sorte. L'impronta personale che secondo lei difettava. Può darsi che il dottor Watson sia il suo esecutore. Ferma i bersagli. Cercate di centrare il cuore e sentirete un colpo di gong. Che ne dice, dottore? Intanto che aspettiamo. Mio caro amico, lei ha di fronte la miglior carabina d'Europa. Oh. Ehi, dico, il bersaglio si è bloccato. Pazienza, nonnetto, non si inalberi, è solo un piccolo problema meccanico.
Buon uomo, un buon tiratore non spara ad un uccello fermo, vero? Io dico no. Togli quella piastra. Tolta la piastra di protezione, nulla impedirà al proiettile di conficcarsi nel suo cuore. Le dispiace, signor Holmes? Tu resta fuori a controllare finché non avranno sparato. Radley, non dimenticarti la valigia. Avanti, Taylor, ora metti in moto. Dove sarà Holmes? Ormai è parecchio che... Se ho detto di aspettarlo, verrà, è un uomo di parola. Oh, accentrerò Hitler al prossimo giro. Niente male, dottore, niente male. Sono ancora meglio con una vera carabina. È scomparso di nuovo. Lo prenderò stavolta. Elementare, cara Miss Fedding. Ho rimesso la piastra. Nessuno si muova. I suoi uomini sono qui, le trai. Forza, ragazzi! Lei badi a quella valigia. C'è una prova molto preziosa là dentro. Ed è viva. Stia tranquillo, signore. Non servono le manette, Lestrade. Verrà tranquillamente. Grazie, signor Holmes. Holmes, dove è stato tutto questo tempo? Giravo come una giostra. Girava? Sì, ma il mio cuore non c'era. Una donna notevole, audace e micidiale come i suoi ragni. Audace? Stupida, direi io. Ed è idiota progettare un omicidio in un posto simile in mezzo a questa folla. È qui che si sbaglia, amico. In un posto isolato, un'invocazione, un colpo di pistola potrebbero attirare l'attenzione di uno o più testimoni. Ma in una baraonda del genere, la gente pensa solo a divertirsi. E per istinto trascura qualsiasi manifestazione anormale che non la riguardi di persona. Sì, Watson. La Spedding merita un riconoscimento per aver scelto il posto più logico del mondo per commettere un delitto. Oh, e dove sarebbe? In mezzo a una folla.